Buongiorno, vorrei spiegarvi cos'è la comunicazione aumentativa alternativa. Ne abbiamo parlato con Stefano Pessina nella biblioteca di Villa Franca, ma ora volevo un po' chiarire dei dubbi che mi hanno, insomma, che mi sono state fatte delle domande dopo la nostra diretta della biblioteca. Allora, prima di tutto, è una forma di comunicazione. È per immagini. È per immagini perché? Perché ogni parola corrisponde ad un'immagine. È necessariamente fatta con i widget in PEX, con queste forme stilizzate che si fa fatica a capire? No, assolutamente. La prima forma di comunicazione aumentativa alternativa è quella fatta con le fotografie e magari le fotografie di casa. Per esempio, Marco va a scuola. Una bella foto di Marco davanti alla scuola ed ecco fatto. Marco va a scuola. Questa è comunicazione aumentativa alternativa. Ora, provate a creare una sequenza per Marco che va a scuola. In questo modo Marco si veste e magari si sta mettendo la giacca. Marco è pronto per andare a scuola e insomma è pronto davanti alla macchina. Marco prende la macchina. Magari è Marco, oppure Marco va con la macchina a scuola. Marco è dentro la macchina. Foto. Questo è una forma di comunicazione personale. È veramente molto personale e soprattutto intima. Ogni parola assume un'immagine, un video nella propria testa, ma soprattutto può essere, per esempio, amore. Certo, magari vi viene in mente di metterci un cuore. Perché? Perché un cuore? Un bambino autistico come Colin mi direbbe, ma perché il cuore? Perché è un organo il cuore, ve lo dirà lui, ok? E allora amore che cos'è? Amore è l'abbraccio di mamma e papà. Questo potrebbe essere un'immagine che c'è sotto amore. Cosa c'è di più intimo e così emozionante di una comunicazione fatta su immagini che sono a noi care? Ora, ovvio che se dobbiamo descrivere qualcosa che però non è proprio piacevole, tipo la sigillatura ai denti, dobbiamo utilizzare delle altre immagini. Vogliamo parlare del tampone? Allora, con il tampone ho descritto prima una storia del tipo che Colin, da svestito da supereroe, Super Colin, va a combattere il coronavirus. E poi ho descritto le sequenze. Non pensate che ogni parola sia memorizzata con questo simbolo dai bambini. Quando dovete leggere, intanto dovete indicare ogni piccola casella. Ma non è tanto importante lo specifico simbolo per ogni la e con, ok? È importante che si capisca che cosa succederà. E quindi, per esempio, io metto i numeri, perché in questo modo concretizzo un tempo. Il tempo va concretizzato, soprattutto quando c'è qualcosa che non ti piace fare, tu mi dici, ok, che punto siamo? A 2? Ok, poi c'è il 3, il 4, ok. Questo, per esempio, io lo faccio in me, lo faccio in loro e funziona benissimo, perché in questo modo loro si rilassano. Questo ovviamente con la sigillatura anche i denti. Ma mentre, per esempio, nel tampone ho provato a utilizzare delle immagini e dei simboli, con quella del tampone e i denti ho detto, senti, anche no. L'importante è che sappiano più o meno quello che andranno a fare a livello pratico. Stare così non è semplice. E quindi che cosa ho fatto? Per ogni frase, quindi addirittura delle frasi, le traducevo con un'immagine. In fondo, se Marco va a scuola, basta avere una foto di Marco davanti alla scuola. Non necessariamente devo tradurre. Marco, foto, va, cammina, a scuola. Cioè, potrei farlo anche così, ma la scelta di come farlo è vostra! E questa è la cosa meravigliosa della comunicazione aumentativa alternativa. La potete fare con un semplice programma Word. È lunga perché trovare le immagini per ogni singola cosa è difficile. Per questo sono nati dei programmi come quello di Ara Word, Arasac e meglio ancora a pagamento però quello di Auxilia, dove con Semrwriter o un imprint voi potete prendere un testo in Word, metterlo all'interno del programma e in automatico vi traduce le immagini. Ogni parola è un'immagine con varie opzioni. Attenzione però, perché potrebbe essere che una parola ha più immagini con cui essere tradotta, anzi, di solito è così, e voi dovete dargli il senso giusto per quel contesto. Eccola lì. E a volte è troppo stilizzata e quindi invece del simbolo dovrete utilizzare l'immagine. Ecco il grande lavoro che si fa. Io impiego ore per una facciata, ne vado a cercare proprio le immagini che più potrebbero essere comprensibili per i miei figli. Ora, di libri, parliamoci dei libri, no? Abbiamo parlato di Zia Sercunta, ora parliamo di tanti altri libri.
La linea, io leggo da solo la linea, sono tre libri, eh. Purtroppo le case editrici non vedono nella comunicazione aumentativa alternativa ancora un grande target. E sappiamo che alla fine purtroppo è anche la richiesta che crea commercio. Ora, essendo che però non si è ben capito cos'è la comunicazione aumentativa alternativa, si fa fatica a far capire che questo tipo di libri va bene a tutti. Ma lo spiega molto bene il bollino che trovate su Artù, il bambino dai capelli blu, e parla proprio di un bambino autistico. Dice, è adatto a tutti i bambini in età prescolare, con problemi di lettura, a bambini con problemi di attenzione o stranieri che devono imparare l'italiano. E soprattutto, è questo che è l'importante della comunicazione aumentativa alternativa, è divertente. Avete idea di che cosa vuol dire avere dei bambini che sono abituati ai cartoni animati? A un certo punto voi gli presentate un libro che è fatto di tante parole, magari c'è un'immagine bella, per carità, però sono tante parole. E se ogni parola fosse un'immagine, e se questo fosse il collegamento tra vedere un cartone e leggere un libro, se questo potesse aiutarci a incentivare i bambini a usare la loro immaginazione attraverso dei libri che permettono di dare delle immagini e quindi degli spunti visivi per ogni singola parola ai bambini. Non gli togliete le abilità di parlare, anzi, se loro riusciranno a collegare le parole, quindi il vocale, alle immagini, saranno più incentivati ad usarlo, perché non sempre avranno le immagini sotto mano, non potranno sempre indicarvi che cosa gli serve e dovranno poi cercare di dirlo con il vocale. Quindi attenzione, questa forma di comunicazione in realtà stimola a parlare, non inibisce, perché così io concretizzo le parole. Tazza, tazza. Cosa vi viene in mente quando dico tazza? Eccolo! Cosa vi viene in mente? In questo momento tutti avete focalizzato su un'immagine a forma di tazza. Un bambino autistico che non riesce a collegare o recuperare questa informazione, questa parola nella propria mente, come fa a dirvi che vuole una tazza? Cercate di capirmi. Può provare ad indicare, però non è semplice per lui. Se invece è un allenamento per cui tazza è fatta così, l'elefante è fatto così, il cavallo è fatto così, sarà più facile per lui dire, anche senza l'immagine sotto mano, cavallo, cavallo. Magari non sarà il cavallo che troverete nella stalla, ma è il cavallino dei giochi della Playmobil. Però questo vuol dire già generalizzare. Allora, tutto parte dal fatto che le nostre difficoltà sono associare il vocale ad un'immagine. Ora, se noi li aiutiamo a fare questo passaggio, è come dire, va bene, io ti do una macchina, ok, e ti faccio la teoria della patente, ma non ti faccio mai provare a usare la macchina. Forse è meglio provare a guidarla, perché così posso applicare la teoria e non vedo sulla macchina. Ecco, questa è la comunicazione aumentativa alternativa, è applicare un esercizio di lettura, ma anche di visiva, quindi a livello di imaging nella testa, e per poter comunicare. Se poi il verbale, la vocale soprattutto arriva dopo, non importa, perché nel momento in cui c'è già un'associazione tra parola e immagine, voi avete già ottenuto una forma di comunicazione, d'accordo? Che è quello che più mette in angoscia tutti noi genitori, soprattutto che viviamo il disturbo dello spettro autistico non verbale. E poi ci sono appunto tante altre problematiche, come il bambino straniero con cui non si comunica. Allora, ma anche l'anziano, eh? Allora, mettiamola così, di libri ce ne sono diversi, sono pochi in tante case editrici. Io le trovo su Google e le trovo appunto facendo una ricerca generica. Ve ne faccio vedere qualcuno, questo è Arturo dei capelli blu, guardate, sono dei bei colori. Questa è quella che vi faccio vedere prima, tipo, io leggo da solo, sono favole classiche, c'è il gatto con gli stivali, la bella addormentata, che è questa, e poi non mi ricordo se, ah sì, tre porcellini. Questo è il cartonato, l'uovo nero è stato il primo che ha tradotto in simboli delle favole, sono estremamente semplici, quindi anche a seconda delle capacità
anche attentive del bambino, meglio partire con cose molto semplici, un po' striminzite, piuttosto che andare con testi lunghissimi, come per dire Erickson e il piccolo principe che vogliono che li lega, ma vedete voi, sono, non so, sono 127 pagine di simboli. C'è anche il diario di Anna Frank, comunque in simboli, che ovviamente è strutturato e pensato per ragazzi più grandi. C'è anche questo che si parla del il riccio per amico. Vedete? Un riccio per amico. Anche qua ci sono dei bei disegni. I simboli sono leggermente diversi perché, come ho detto, non dovete legare una parola a uno specifico simbolo, può essere qualsiasi cosa e i bambini non fanno confusione. State tranquilli. Queste, per esempio, sono collane della Erickson. Ce ne sono diverse, le ho prese tutte perché io sono matta. Starei con la CA3, quindi c'è l'1 e il 2. Dico sono matta perché purtroppo in biblioteca non c'era niente. Niente c'era, e quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto guardare su internet e me ne sono comprati, sperando che potessero piacere. Ora, questo è un messaggio per le biblioteche, per le scuole, per i comuni, investite sui libri in comunicazione ambientativa alternativa. E voi, maestre, fatelo! Potrebbe essere qualche bellissimo laboratorio da fare con tutta la classe. Provate a scrivere la frase "Ti voglio bene". Mettete delle immagini di qualsiasi cosa, anche delle immagini di un vissuto in classe e vedete che cosa scelgono i bambini con diverse opzioni e vedrete che la stessa frase può essere tradotta in molti modi diversi. Negli artistici, nei licei, provate a creare il vostro vocabolario in comunicazione aumentativa alternativa e scoprirete come ogni persona ha visivamente un'idea diversa di una frase che per tutti potrebbe sembrare uguale, e non è così. Vi immaginate quanti bellissimi quadri o disegni proprio possono fare degli artisti, dei ragazzi nel descrivere una frase, oppure anche soltanto, non lo so, una frase tipo sono fiero di te. Vorrei proprio vedere i vostri disegni con io sono fiero di te. Oppure combattere sempre e arrendersi mai. Come graficamente potreste indicare un combattere generico, un combattere le sfide di tutta la vita e arrendersi mai? Non è così facile. Questo è tradotto da Francesca Morigi, o Morigi, scusami, non mi ricordo mai come si mette l'accento. Francesca è molto brava e fa dei bellissimi libri in CA, in comunicazione ambientativa alternativa. Eccoli qua. Questo è di Natale, ma c'è anche quest'altro di Natale. Quindi, come potete vedere, le cose ci sono, bisogna saperle cercare. Queste sono le canzoni di Natale, nei simboli, io le ho regalate, ma il valzer delle candele. Ora, ogni simbolo dovete indicarlo, mi raccomando. Ora, il problema è che perché non vengono proposti? Sbagliatissimo! Sono stupendi! Veramente stupendi, veramente belli. Ora, io comprai la collana dell'uomo nero perché è stata la prima a creare dei libri in simboli per i bambini. Quando vidi i disegni mi spaventai. Attenzione, voi vedete quella della Disney e poi vedete questa roba qua. Oddio, sembra Edward a mani di forbici. Sicuramente è uno stile artistico, ma piace. Quindi non date mai per scontato che qualcosa che non piace a voi può non piacere a loro. Biancaneve. Giallo, blu, rosso. Biancaneve, i nani sono angoscianti. Però è stato il primo libro che ha letto lì. E quindi, the best of. Giacomino e il fagiolo magico piace molto e questo ha dei disegni molto più colorati. Zac, zac. E
Riccioli d'oro. Questa è la collana dell'uovo nero. Perché questa collana? Diciamo che questa collana ha delle frasi semplicissime. E quando dico semplicissime, si arriva subito a concretizzare un concetto anche. Perché, per esempio, qui la bambina nasce. La bambina nasce. Il nome della bambina è Biancaneve. La regina muore. Cioè, su. Non perdiamoci tanto in descrizioni varie, insomma, si ammala, basta. A voi sembra, oddio, no, è piaciuta, quindi non so cosa dirvi. Comunque, questi sono le homeless book, poi c'è, va bene, questa adesso, aspetta, questo traduzione in simboli di, aspettate, però insomma, le trovate. Ecco qua, anche questo è molto carino, vi spiega, ok? Questo sempre con ausilio, widget, tutti i diritti riservati, bla bla bla. Quello ausilio è quella che fa quel programma che vi ho detto, che facilita molto la traduzione in simboli. Traduzione in simboli di Giusy Alba Zappalà. E questo, per esempio, non saprei dirvi, l'ho trovato su Amazon, però è molto carino. Queste delle canzoni. Aiutami a raccontare, questo è sempre della Francesca, questo Erickson, poi abbiamo Storie cucite, questo libro è un ebook, poi abbiamo appunto altro della Erickson, questo è il malloppone, da Saria, Anna Franca ce l'ho scritto da qualche parte, cominciamo pesci parlanti, l'uovo nero, poi c'è la De Agostini, e questo di Arturo e i capelli blu, una storia di Sonia Giuliano illustrata da Erika Palmeri, e anche questo, ragazzi, ecco, questa è la homeless book sempre, ok? E niente, questi sono degli esempi, spero di avervi fatto un attimo più chiarezza sulle varie scelte che si possono avere in ambito, diciamo, di libri. Quello che è il mio messaggio, vi prego, vi supplico, per le biblioteche, gli insegnanti, le scuole materne, ma anche gli ospedali, investite su libri in comunicazione aumentativa alternativa. Più c'è richiesta, più ne verranno fatti. Più ne verranno fatti, più avremo scelta. Più avremo scelta, più potremo dare un significato visivo alle stesse parole in maniera diversa, ampliando anche per i nostri figli, per tutti i bambini, il significato di una parola, dove una parola non è soltanto un insieme di lettere, ma un insieme di immagini, di vissuti e di emozioni. Vi prego, aiutateci a dare questo nuovo, e questo nuovo in realtà il vero significato della lettura, e recuperare questa immensa, immensa ricchezza che è la lettura, e facciamolo attraverso una strategia visiva che è meravigliosa, emotiva e personale. Grazie.